E se ti dicessi che questa pianta può aiutarti a contrastare le vampate di calore? Ah, che buona! Sto parlando della salvia. Vediamo cosa c'è di vero. Ti può aiutare con le vampate? Quali sono i rischi e gli effetti collaterali se assumiamo troppa salvia? Ne parlerò nel video di oggi, ma mi raccomando, fammi sapere nei commenti se sei una donna in menopausa o se ti stai avvicinando a questa nuova fase della vita. E i primi sintomi si stanno già presentando? E quali sono? Scrivi tutto nei commenti, incominciamo con il video. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione in menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessata all'alimentazione e alla salute in menopausa. I sintomi vasomotori, cioè le vampate di calore e la sudorazione, sono veramente fra le problematiche più frequenti e comuni nella donna in menopausa. Poi spesso si presentano di notte, andando a disturbare quello che è il sonno notturno e in generale la qualità di vita della donna. È importante che le donne sappiano come difendersi da questi sintomi, con tutte le armi a disposizione, tra cui i rimedi naturali. Sicuramente la salvia è una delle piante più discusse per contrastare questa problematica. E oggi la analizziamo insieme. Per voi ho analizzato un intero documento pubblicato dall'European Medicine Agency, cioè l'Agenzia Europea per i Medicinali. Un documento che ha valutato la salvia a 360 gradi, i suoi benefici, i rischi, i possibili effetti collaterali e ha valutato anche i possibili benefici della salvia in funzione delle vampate di calore. Nello specifico viene citato uno studio pubblicato in Svizzera che adesso analizziamo insieme. Ecco lo studio svizzero, campione di 71 donne in menopausa da almeno un anno. A queste donne sono state somministrate semplici compresse di foglie di salvia per 8 settimane, quindi 2 mesi. Per questo lasso di tempo sono state valutate sia la frequenza che l'intensità delle vampate di calore. E i risultati? Allora, nel campione l'intensità delle vampate è diminuita del 50% in 4 settimane e del 64% alla fine dell'ottava settimana. Anche il numero delle vampate giornaliere è diminuito in maniera significativa ogni settimana dalla prima fino all'ottava, l'ultima. Visto ciò, l'Agenzia Europea per i Medicinali alla fine asserisce che questi risultati supportano l'utilizzo della salvia nell'alleviare i sintomi menopausali, in particolare le vampate di calore. Quindi, se assumerai salvia, è sicuro che eviterai e contrasterai le vampate di calore? Mi piacerebbe dirti di sì, ma non è detto. C'è una grande variabilità tra donna e donna. Allora, intanto diciamo che le azioni naturali più efficaci per contrastare le vampate sono l'alimentazione a 360 gradi, che deve prevedere una perdita di grasso corporea, e la CBT. La salvia potrebbe funzionare, però non è detto. Considera che veramente ogni donna è un caso a sé. Ci sono donne che nemmeno soffrono di vampate durante la menopausa, all'incirca il 25% delle donne. Altre donne che hanno sintomi lievi, quindi vampate tutto sommato sopportabili. Altre che hanno vampate veramente invalidanti, che si presentano continuamente anche di notte e quindi sintomi pesanti. Ci sono donne come Tiziana, che abbiamo aiutato attraverso il metodo Menopausa Insieme. Tiziana, perdendo peso, facendo un'alimentazione corretta, ha risolto le vampate di calore. Oppure Patrizia, anche lei abbiamo aiutato attraverso il metodo Menopausa Insieme e lei ha trovato beneficio tramite l'agopuntura, che in alcuni studi ha dimostrato una certa efficacia. Quindi non è detto che la salvia può funzionare nel tuo caso. Come sempre bisogna valutare donna a donna, ogni donna è un caso a sé. Devi chiedere al tuo ginecologo, al tuo medico, a un nutrizionista esperto di menopausa. E ricordati che qualsiasi integratore non va mai preso a caso. Anche se è di origine vegetale, anche se è una pianta, potrebbero esserci degli effetti avversi. È vero che la salvia è una pianta abbastanza sicura, però se presa in eccesso potrebbe portare a sensazioni di calore, tachicardia, vertigini, crisi epilettiche. Inoltre, sempre dosi eccessive di salvia potrebbero interferire con alcuni farmaci, soprattutto farmaci che trattano l'ipertensione e il diabete. Quindi mi raccomando, c'è una certa evidenza che ci dice che la salvia potrebbe funzionare, ma parlane sempre prima con un professionista.
prima di prendere qualsiasi integratore, anche naturale. E ricordati che comunque l'azione naturale più efficace non è la salvia, ma rimane l'alimentazione complessiva e la perdita di peso. Fammi immaginare, anche tu hai nell'armadio quel pantalone o quel vestito che ti piace tanto, ma che non riesci più a indossare, vero? Ti piacerebbe rimetterlo? Clicca sul link nel mio profilo e scopri come migliaia di donne in menopausa sono riuscite a tornare in forma.